I need to travel in another dimension. I want to travel in the third dimension. I want a flying car. Dopo anni di ricerca segreta e intense speculazioni, la verità è finalmente emersa. Questa rivelazione ha il potenziale per rivoluzionare la civiltà umana, alterando il futuro dei trasporti e dell'esplorazione spaziale. Ma come ha fatto la NASA a raggiungere questo progresso monumentale? Cosa significa per il futuro? Unisciti a noi mentre approfondiamo i dettagli sorprendenti dietro la scoperta antigravità della NASA e scopriamo le implicazioni di vasta portata di questa incredibile tecnologia. Nel 1992 la NASA intraprese un'audace avventura nel campo della ricerca antigravità. Questo ambizioso progetto mirava a esplorare il potenziale dell'uso di superconduttori e magneti per manipolare le forze gravitazionali. L'ipotesi si basava sull'idea che alcuni materiali, quando raffreddati a temperature estremamente basse, potessero presentare proprietà che permetterebbero loro di contrastare la gravità. L'interesse della NASA per la tecnologia antigravità non era senza precedenti. Il concetto di antigravità era stato a lungo un argomento di fascinazione tra scienziati e appassionati di fantascienza. Tuttavia, trasformare questo concetto teorico in una tecnologia pratica richiedeva una grande comprensione della superconduttività e della sua interazione con i campi magnetici. I superconduttori sono materiali che possono condurre elettricità senza resistenza quando sono raffreddati a temperature molto basse. Questa proprietà è cruciale perché permette la creazione di campi magnetici potenti senza la perdita di energia sotto forma di calore. Il fenomeno della superconduttività fu scoperto per la prima volta nel 1911 dal fisico olandese Heike Kamerlingh-Onnes, che osservò che il mercurio presentava resistenza elettrica nulla quando veniva raffreddato a 4,2 Kelvin. La possibile applicazione dei superconduttori nella ricerca antigravità risiede nella loro capacità di generare campi magnetici che potrebbero, in teoria, contrastare le forze gravitazionali. L'idea è che posizionando un superconduttore in presenza di un campo magnetico, potrebbe essere possibile creare una forza repulsiva capace di sollevare oggetti da terra. Questo concetto è spesso illustrato dall'effetto Meissner, un fenomeno in cui un superconduttore espelle i campi magnetici, causando la levitazione di un magnete sopra di esso. Gli esperimenti iniziali della NASA si sono concentrati sulla comprensione delle proprietà fondamentali dei superconduttori e della loro interazione con i campi magnetici. La ricerca era guidata dall'ipotesi che un sistema configurato correttamente di superconduttori e magneti potesse generare una forza sufficiente a contrastare la gravità. Uno dei primi esperimenti coinvolgeva l'uso di superconduttori ad alta temperatura, una classe di materiali scoperti negli anni 80 che mostrano superconduttività a temperature relativamente più alte, sopra i 77 Kelvin. Questi materiali, tipicamente composti da ossidi di rame, offrivano un approccio più pratico rispetto ai superconduttori tradizionali che richiedevano temperature estremamente basse. Ricercatori del Jet Propulsion Laboratory, JPL della NASA e di altre istituzioni hanno condotto una serie di esperimenti per osservare il comportamento dei superconduttori ad alta temperatura nei campi magnetici. Un esperimento notevole consisteva nel raffreddare un disco ceramico superconduttore con azoto liquido e posizionarlo in presenza di un potente magnete. Il disco mostrava levitazione fluttuando sopra il magnete a causa della forza repulsiva generata dall'effetto Meissner. Questi esperimenti iniziali erano promettenti, dimostrando che i superconduttori potevano effettivamente generare forze capaci di sollevare oggetti. Tuttavia, la sfida era quella di ampliare questi effetti per creare un sistema antigravità pratico. Questo richiedeva una comprensione approfondita della fisica sottostante e lo sviluppo di materiali e tecnologie più avanzate. La base teorica della ricerca antigravità della NASA
era costruita sul lavoro di diversi scienziati pionieri. Una figura chiave era il dottor Eugene Podkletnov, un fisico russo che affermava di aver osservato effetti antigravitazionali in un disco superconduttore rotante. Nei suoi esperimenti, Podkletnov riferì che gli oggetti posizionati sopra il disco subivano una riduzione di peso, suggerendo la presenza di una forza gravitazionale repulsiva. Il lavoro di Podkletnov, sebbene controverso e accolto con scetticismo, ha fornito una base per ulteriori indagini. I suoi esperimenti indicavano che i superconduttori rotanti potevano potenzialmente creare anomalie gravitazionali, suscitando interesse e dibattito all'interno della comunità scientifica. I ricercatori della NASA cercarono di replicare e verificare i risultati di Podkletnov. Ciò comportava la costruzione di configurazioni sperimentali simili, utilizzando dischi superconduttori rotanti e strumenti di misurazione precisi per rilevare eventuali cambiamenti nelle forze gravitazionali. Sebbene i tentativi iniziali di replicare i risultati di Podkletnov fossero inconcludenti, mostrarono la complessità e il potenziale della ricerca antigravitazionale. Una delle principali sfide nello sviluppo della tecnologia antigravitazionale era la necessità di temperature estremamente basse per mantenere la superconduttività. I superconduttori ad alta temperatura, sebbene più pratici dei loro predecessori, richiedevano ancora sistemi di raffreddamento che utilizzavano azoto liquido o elio. Questo aggiungeva una complessità e un costo significativo agli esperimenti. Inoltre, la stabilità e la scalabilità degli effetti antigravitazionali osservati in ambito laboratoriale rappresentavano un altro ostacolo. Creare una forza antigravitazionale coerente e controllabile richiedeva un controllo preciso sui materiali superconduttori e sui campi magnetici. I ricercatori sperimentarono varie configurazioni e materiali per ottimizzare gli effetti, ma l'implementazione pratica rimaneva sfuggente. La prima incursione della NASA nella ricerca antigravitazionale nel 1992 segnò l'inizio di un viaggio straordinario. Ma per comprendere appieno il significato di questi sforzi, dobbiamo guardare al contesto storico che ha plasmato la ricerca della tecnologia antigravitazionale. Una delle prime basi teoriche per l'antigravità proviene dal lavoro del matematico e fisico britannico Sir Isaac Newton. Nella sua opera fondamentale, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, pubblicata nel 1687, Newton formulò la legge di gravitazione universale che descrive l'attrazione gravitazionale tra le masse. Sebbene le leggi di Newton fornissero una comprensione completa della gravità, suggerirono anche la possibilità di manipolare le forze gravitazionali, sebbene tali idee fossero puramente speculative all'epoca. All'inizio del XX secolo, l'avvento della teoria della relatività generale di Albert Einstein rivoluzionò la nostra comprensione della gravità. Pubblicate nel 1915, le equazioni di Einstein descrivevano la gravità non come una forza, ma come una curvatura dello spazio-tempo causata dalla massa e dall'energia. Questo nuovo quadro aprì possibilità teoriche per manipolare la gravità alterando il tessuto stesso dello spazio-tempo. Concetti come i wormhole e i motori a curvatura, spesso associati alla fisica iperdimensionale, emersero da queste idee, suggerendo potenziali percorsi per le tecnologie antigravitazionali. Mentre i fisici teorici riflettevano sulla natura della gravità e sulla sua possibile manipolazione, gli sperimentatori iniziarono a esplorare modi per ottenere effetti antigravitazionali. Uno dei primi esperimenti documentati fu condotto dal fisico austriaco Victor Hess negli anni 1910. Gli esperimenti con i palloni di Hess per misurare i raggi cosmici portarono alla scoperta di un aumento della radiazione con l'altitudine, che indirettamente suggeriva l'influenza della gravità sulle particelle subatomiche. A metà del XX secolo, la ricerca sull'antigravità guadagnò slancio con l'avvento della fisica delle alte energie e i progressi nella scienza dei materiali.
Una delle figure più notevoli in questo campo fu Thomas Townsend Brown, un fisico americano che sperimentò l'effetto Biefeld-Brown. Questo fenomeno, scoperto da Brown negli anni 20, implica la generazione di una forza direzionale in un condensatore quando viene applicata un'alta tensione. Brown affermò che questo effetto poteva essere utilizzato per creare sistemi di propulsione antigravitazionali, portando a una vasta ricerca e sperimentazione nei decenni successivi. L'effetto Biefeld-Brown, così chiamato in onore di Brown e del suo mentore, il dottor Paul Alfred Biefeld, divenne un punto focale per la prima ricerca sull'antigravità. Gli esperimenti di Brown consistevano nel creare condensatori con elettrodi asimmetrici e nell'applicare alte tensioni, risultando in una forza che sembrava sollevare il condensatore. Sebbene la comunità scientifica rimanga divisa sulla vera natura dell'effetto Biefeld-Brown, con alcuni che lo attribuiscono al vento ionico piuttosto che all'antigravità, il lavoro di Brown ha comunque ispirato ulteriori esplorazioni nell'elettrogravità e nei fenomeni correlati. La fisica iperdimensionale, un'estensione teorica della fisica convenzionale, esplora l'esistenza e le implicazioni di dimensioni spaziali aggiuntive oltre alle tre familiari. I sostenitori delle teorie iperdimensionali sostengono che queste dimensioni extra potrebbero essere la chiave per comprendere e manipolare la gravità. Il concetto di fisica iperdimensionale ha guadagnato importanza alla fine del XX secolo con lo sviluppo della teoria delle stringhe e della teoria M. La teoria delle stringhe postula che le particelle fondamentali non siano puntiformi, ma piuttosto stringhe unidimensionali che vibrano a diverse frequenze. Queste vibrazioni, che si verificano in più dimensioni, danno origine alle varie particelle e forze osservate nell'universo. La teoria M, un'estensione della teoria delle stringhe, suggerisce l'esistenza di 11 dimensioni, comprese brane di dimensioni superiori, che potrebbero interagire con il nostro mondo tridimensionale. Le implicazioni della fisica iperdimensionale per l'antigravità sono significative. Se esistono dimensioni superiori e possono essere accedute o manipolate, potrebbe essere possibile creare anomalie gravitazionali o ridurre gli effetti della gravità nel nostro spazio tridimensionale. Una delle affermazioni più enigmatiche e controverse nella storia della ricerca sull'antigravità riguarda la cosiddetta campana nazista. Secondo vari resoconti, scienziati nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale svilupparono un misterioso dispositivo noto come Die Glocke, la campana, che presumibilmente utilizzava fisica avanzata per ottenere effetti antigravità. La campana era descritta come un oggetto a forma di campana che emetteva un forte campo elettromagnetico ed era capace di levitare e accelerare rapidamente. Sebbene l'esistenza della campana nazista rimanga non provata e avvolta da teorie del complotto, la storia ha alimentato l'interesse per la ricerca governativa segreta sulle tecnologie antigravitazionali. Alcuni ricercatori suggeriscono che la tecnologia della campana, se reale, potrebbe essere stata basata sulle prime esplorazioni della fisica iperdimensionale e dei materiali esotici. Mentre l'umanità continua la sua ricerca per svelare i segreti della fisica iperdimensionale e della tecnologia antigravitazionale, sono emersi rapporti intriganti di oggetti volanti non identificati, UFO, spesso descritti come dotati di caratteristiche di volo straordinarie. Questi avvistamenti potrebbero fornire prove della tecnologia antigravitazionale avanzata in azione? La possibilità della tecnologia antigravitazionale è stata a lungo intrecciata con i rapporti di oggetti volanti non identificati, UFO. Numerosi avvistamenti e video nel corso dei decenni hanno alimentato la speculazione che vengano utilizzate tecnologie avanzate, possibilmente di origine extraterrestre. Negli ultimi anni, la divulgazione di filmati da parte della Marina degli Stati Uniti ha aggiunto un nuovo strato di credibilità e urgenza a queste discussioni.
Gli avvistamenti di UFO sono stati registrati nel corso della storia, ma l'era moderna dell'ufologia iniziò a metà del XX secolo. Il famoso avvistamento del 1947, vicino a Roswell, nel Nuovo Messico, dove un oggetto non identificato si sarebbe schiantato, segnò l'inizio dell'interesse pubblico e mediatico diffuso. I rapporti descrivevano detriti insoliti e materiali avanzati, alimentando teorie sulla tecnologia extraterrestre. Nel corso dei decenni, migliaia di avvistamenti di UFO sono stati segnalati in tutto il mondo. I testimoni spesso descrivono questi oggetti come dotati di comportamenti che sfidano le leggi conosciute della fisica, come rapide accelerazioni, cambiamenti improvvisi di direzione e levitazione senza mezzi di propulsione visibili. Queste caratteristiche suggeriscono l'uso di sistemi di propulsione avanzati, potenzialmente coinvolgendo tecnologia antigravitazionale. Uno degli avvistamenti meglio documentati si verificò nel 1952 durante l'incidente UFO di Washington DC. Per diversi giorni a luglio, operatori radar e piloti segnalarono molteplici UFO sopra la capitale. Gli oggetti furono osservati eseguire manovre oltre le capacità degli aerei conosciuti, tra cui rapide ascensioni e levitazione. L'incidente provocò un'indagine ufficiale, ma non fu fornita alcuna spiegazione conclusiva. Nel 1976, l'incidente UFO di Teheran coinvolse piloti dell'aeronautica militare iraniana impegnati con un UFO. L'oggetto avrebbe disabilitato i sistemi di strumentazione e comunicazione dei piloti, indicando ulteriormente tecnologia avanzata. L'avvistamento fu corroborato da dati radar e molti testimoni, aggiungendo credibilità alle affermazioni. La credibilità degli avvistamenti UFO fece un significativo balzo in avanti con la pubblicazione di filmati da parte della Marina degli Stati Uniti negli ultimi anni. Nel 2017 e 2018 furono rilasciati pubblicamente diversi video catturati dai piloti della Marina, mostrando oggetti non identificati che eseguivano manovre straordinarie. Questi video, conosciuti come i video Gimbal, Go Fast e FLIR 1, sono diventati centrali nelle discussioni contemporanee sugli UFO. Il video Gimbal, registrato dalla telecamera a infrarossi di un caccia, mostra un oggetto rotante a forma di disco che si muove contro venti forti. L'oggetto sembra non avere mezzi visibili di propulsione ed esegue manovre che sfidano l'aerodinamica convenzionale. Si possono sentire i piloti esprimere stupore per le capacità dell'oggetto. Il video Go Fast cattura un oggetto in rapido movimento sopra la superficie dell'oceano. L'oggetto si muove a una velocità incredibile, senza apparenti ali o motori, suggerendo l'uso di tecnologia di propulsione avanzata. Le reazioni dei piloti indicano la loro sorpresa e incapacità di identificare l'oggetto. Il video FLIR 1, noto anche come video Tic-Tac, presenta un oggetto a forma di capsula che esegue rapide accelerazioni e bruschi arresti. L'oggetto sembra sfidare le leggi della fisica, mostrando capacità ben oltre qualsiasi tecnologia umana conosciuta. L'incidente avvenne al largo della costa della California nel 2004 e fu testimoniato da molteplici membri della Marina. Questi video furono confermati ufficialmente dal Pentagono, che dichiarò che gli oggetti rimangono non identificati e mostrarono caratteristiche di volo oltre le capacità tecnologiche attuali. Le caratteristiche degli UFO catturate in questi video sono in linea con i principi teorici della tecnologia antigravitazionale. Rapida accelerazione senza inerzia, levitazione e movimento silenzioso sono tutte caratteristiche che suggeriscono la manipolazione delle forze gravitazionali. Questo ha portato a intense speculazioni sulle origini e la natura di questi oggetti. Una teoria prevalente è che questi UFO siano di origine extraterrestre, impiegando una tecnologia molto più avanzata della nostra. I sostenitori sostengono che le capacità mostrate da questi oggetti non potrebbero essere state sviluppate da alcuna tecnologia terrestre conosciuta.
Questa teoria è rafforzata dalla coerenza dei rapporti che descrivono comportamenti simili in diversi avvistamenti e periodi di tempo. Un'altra teoria suggerisce che questi oggetti potrebbero essere velivoli avanzati di fabbricazione umana, sviluppati in segreto da governi o enti privati. Questa ipotesi considera la possibilità che siano stati realizzati progressi in fisica, come quelli che coinvolgono l'antigravità, ma mantenuti classificati per ragioni strategiche o di sicurezza. L'esistenza di programmi di bilancio nero e iniziative di ricerca segrete conferisce una certa credibilità a questa idea. Indipendentemente dalla loro origine, non si possono negare le implicazioni tecnologiche di questi avvistamenti. Se la tecnologia antigravitazionale è effettivamente impiegata, rappresenterebbe un avanzamento rivoluzionario in fisica e ingegneria. Tale tecnologia potrebbe avere applicazioni trasformative nel trasporto, nell'esplorazione spaziale e nella produzione di energia. Quali segreti rivelano i documenti governativi declassificati sulla ricerca precoce dell'antigravità e sugli incontri con tecnologie avanzate? La ricerca della tecnologia antigravitazionale è spesso stata avvolta nel segreto, con agenzie governative che conducono programmi di ricerca clandestini. I documenti declassificati rivelano che l'interesse del governo degli Stati Uniti per la ricerca sull'antigravità risale agli anni 50. La fascinazione del governo degli Stati Uniti per la tecnologia antigravitazionale iniziò nell'era post-Seconda Guerra Mondiale, un periodo segnato da rapidi progressi nella tecnologia aerospaziale e dall'inizio della Guerra Fredda. Le potenziali applicazioni militari della tecnologia antigravitazionale, come la creazione di velivoli capaci di velocità senza precedenti, la resero un argomento di intenso interesse. A metà degli anni 50, l'US Air Force avviò il progetto Silverbug, un ambizioso programma volto a sviluppare un velivolo a decollo e atterraggio verticale, VTOL, utilizzando metodi di propulsione non convenzionali. I documenti declassificati rivelano che un aspetto del progetto Silverbug riguardava l'indagine su velivoli a forma di disco capaci di voli ad alta velocità. Gli obiettivi del progetto includevano il raggiungimento di capacità furtive e un rapido dispiegamento. Il progetto Silverbug fu ispirato in parte dai rapporti sugli avvistamenti di UFO a forma di disco, che mostravano caratteristiche di volo molto superiori agli aerei convenzionali. Il progetto esplorò vari concetti di propulsione, inclusi motori a reazione e ventole canalizzate, ma indagò anche tecnologie più speculative, come l'antigravità. Sebbene il progetto Silverbug non abbia prodotto un velivolo antigravitazionale funzionale, dimostrò il grande interesse militare per le tecnologie di propulsione avanzate. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il governo degli Stati Uniti lanciò l'Operazione Paperclip, un programma segreto per reclutare scienziati e ingegneri tedeschi, inclusi quelli che avevano lavorato su tecnologie aerospaziali avanzate per il Terzo Reich. Tra questi reclutati vi erano individui coinvolti nello sviluppo di sistemi di propulsione esotici, alcuni dei quali si credeva avessero potenziale antigravitazionale. Una figura notevole era il dottor Werner von Braun, uno scienziato dei razzi che giocò un ruolo significativo nel programma spaziale degli Stati Uniti. Sebbene il principale interesse di von Braun fosse la missilistica, i documenti declassificati suggeriscono che altri scienziati tedeschi portati con l'operazione Paperclip furono incaricati di esplorare concetti di propulsione avanzati, inclusa l'antigravità. Questi sforzi facevano parte di una strategia più ampia per ottenere un vantaggio tecnologico sull'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Negli anni 50 e 60, il governo degli Stati Uniti condusse il progetto Libro Blu, un'indagine ufficiale sugli avvistamenti di UFO e fenomeni correlati. Sebbene l'obiettivo principale fosse determinare se gli UFO rappresentassero una minaccia per la sicurezza nazionale, il progetto Libro Blu documentò anche numerosi rapporti di oggetti non identificati
che mostravano caratteristiche di volo avanzate. I documenti declassificati del progetto Libro Blu rivelano che molti avvistamenti di UFO coinvolgevano oggetti che eseguivano manovre che sfidavano la fisica convenzionale, come rapida accelerazione, cambiamenti di direzione improvvisi e levitazione senza mezzi visibili di propulsione. Alcuni rapporti suggerivano che questi oggetti utilizzassero tecnologia antigravitazionale, suscitando un maggiore interesse per la replicazione di tali capacità. La Central Intelligence Agency, CIA, e il Pentagono mostrarono anche un attivo interesse per la ricerca sull'antigravità durante la Guerra Fredda. I documenti declassificati della CIA indicano che l'agenzia monitorava i progressi sovietici nella tecnologia aerospaziale, inclusa la potenziale ricerca sull'antigravità. La CIA cercava di raccogliere informazioni su eventuali scoperte che potessero dare ai sovietici un vantaggio strategico. Analogamente, il Pentagono ha finanziato vari programmi di ricerca mirati a esplorare sistemi di propulsione avanzati. Una di queste iniziative è stata il Programma di Identificazione delle Minacce Aerospaziali Avanzate, AATIP, che è stato attivo dal 2007 al 2012. Sebbene l'AATIP si concentrasse principalmente sull'indagine degli incontri con UFO, ha anche esplorato la fisica teorica e concetti di propulsione avanzati, inclusa l'antigravità. Nonostante un significativo interesse e investimenti, la ricerca della tecnologia antigravità ha affrontato numerosi ostacoli. I primi esperimenti spesso si sono scontrati con limitazioni tecniche e incongruenze. I modelli teorici suggerivano possibili percorsi per raggiungere l'antigravità, ma l'implementazione pratica è rimasta sfuggente. Inoltre, la natura altamente classificata di questi progetti significava che gran parte della ricerca veniva condotta segretamente, limitando la collaborazione e la revisione tra pari. Tuttavia, documenti declassificati indicano che questi sforzi non sono stati del tutto vani. I ricercatori hanno compiuto progressi incrementali nella comprensione dei principi della gravità e della sua potenziale manipolazione. Mentre proseguiva la ricerca della tecnologia antigravità, sono emersi pensatori e scienziati innovativi con nuove idee e approcci. Una figura di spicco è Salvatore Pais, le cui brevetti sui sistemi di propulsione avanzati hanno suscitato notevole interesse e controversia. Potrebbe il lavoro di Pais rappresentare il prossimo passo nella realizzazione del tanto agognato sogno della tecnologia antigravità? Salvatore Pais, un ingegnere aerospaziale che lavora per la Marina degli Stati Uniti, ha attirato l'attenzione per i suoi brevetti intriganti e potenzialmente rivoluzionari legati alla tecnologia antigravità. I suoi brevetti descrivono sistemi di propulsione avanzati che potrebbero alterare fondamentalmente la nostra comprensione della fisica e dell'ingegneria. Il lavoro di Salvatore Pais si concentra sulla creazione di potenti campi elettromagnetici per manipolare lo spazio-tempo e ottenere effetti avanzati di propulsione. I suoi brevetti suggeriscono che sfruttando le fluttuazioni del campo quantistico e le interazioni elettromagnetiche ad alta energia, è possibile sviluppare tecnologie che sfidano l'aerodinamica convenzionale e le forze gravitazionali. I brevetti di Pais sono stati depositati dalla Marina degli Stati Uniti, indicando un significativo livello di supporto istituzionale e interesse nella sua ricerca. Uno dei brevetti più significativi di Pais è il generatore di onde gravitazionali ad alta frequenza. Questo dispositivo è progettato per generare onde gravitazionali a frequenze elevate, consentendo potenzialmente la manipolazione dei campi gravitazionali. Il brevetto descrive l'uso di campi elettromagnetici ad alta energia per indurre vibrazioni in un plasma contenuto, il che a sua volta genera onde gravitazionali. Queste onde potrebbero essere utilizzate per creare una forza repulsiva, contrastando efficacemente la gravità e consentendo la propulsione antigravitazionale. La base teorica di questo dispositivo coinvolge la manipolazione del tessuto spazio-temporale
attraverso la generazione di onde gravitazionali. Se riuscito, un tale generatore potrebbe portare allo sviluppo di sistemi di propulsione che non dipendono dai tradizionali combustibili o meccanismi di spinta. Le implicazioni di questa tecnologia si estendono oltre le applicazioni aerospaziali, potenzialmente rivoluzionando i sistemi di trasporto e di energia. Un altro brevetto significativo di PICE è il superconduttore ad alta temperatura indotto dalla piezoelettricità. Questo brevetto descrive un metodo per ottenere la superconduttività a temperature relativamente alte, utilizzando materiali piezoelettrici. I superconduttori sono materiali che possono condurre l'elettricità senza resistenza, di solito a temperature molto basse. Tuttavia, i superconduttori ad alta temperatura possono operare a temperature più pratiche per le applicazioni tecnologiche. Il brevetto di PICE descrive l'uso di materiali piezoelettrici per creare un campo elettrico che induce la superconduttività in certi composti. Questo approccio potrebbe ridurre potenzialmente la necessità di temperature estremamente basse, rendendo le tecnologie superconduttrici più accessibili e convenienti. Il superconduttore ad alta temperatura potrebbe essere utilizzato in una varietà di applicazioni, tra cui sistemi di propulsione avanzati, stoccaggio di energia e levitazione magnetica. Il brevetto, generatore di campo elettromagnetico e metodo per generare un campo elettromagnetico, si concentra sulla creazione di campi elettromagnetici potenti in grado di manipolare lo spazio-tempo. Questo dispositivo utilizza ingressi elettrici ad alta energia per produrre campi elettromagnetici intensi, che possono quindi essere diretti e controllati per ottenere effetti specifici. Il brevetto suggerisce che questi campi potrebbero essere utilizzati per deviare gli asteroidi, migliorare le capacità stealth e abilitare meccanismi di propulsione avanzati. La capacità di generare e controllare campi elettromagnetici forti ha numerose potenziali applicazioni sia nei domini civili che militari. Ad esempio, in ingegneria aerospaziale, tali campi potrebbero essere utilizzati per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare l'efficienza degli aeromobili. Nell'esplorazione dello spazio potrebbero facilitare sistemi di propulsione che operano senza combustibili tradizionali, rendendo più fattibili le missioni di lunga durata. Uno dei brevetti più intriganti di PICE è probabilmente il dispositivo che utilizza un riduttore di massa inerziale. Questo brevetto descrive un veicolo in grado di ridurre la sua massa inerziale, consentendogli di raggiungere velocità estreme e manovrabilità con un minimo dispendio di energia. Il dispositivo funziona creando una bolla di plasma a vuoto intorno al veicolo, riducendo così la sua interazione con la materia circostante ed effettivamente diminuendo la sua massa inerziale. Il brevetto spiega che il veicolo utilizza una combinazione di campi elettromagnetici ad alta frequenza e plasma per creare l'effetto di riduzione della massa inerziale. Questo consentirebbe al veicolo di muoversi attraverso aria, acqua e persino spazio con una facilità ed efficienza senza precedenti. La capacità di manipolare i campi gravitazionali e ridurre la massa inerziale potrebbe portare allo sviluppo di nuovi tipi di veicoli e sistemi di propulsione che superano di gran lunga le capacità delle tecnologie attuali. Quali intuizioni rivoluzionarie ha portato un altro pioniere come Viktor Stepanovich Grebennikov sul potenziale della propulsione antigravitazionale? Approfondiamo il suo intrigante lavoro. Viktor Stepanovich Grebennikov è nato nel 1927 a Simferopol, una città situata nella penisola di Crimea. La sua gioventù è stata segnata da una profonda fascinazione per la natura, che alla fine lo ha portato a diventare entomologo e naturalista. Il lavoro di Grebennikov si è concentrato principalmente sullo studio degli insetti e ha trascorso gran parte della sua carriera nei campi e nelle foreste della Siberia, osservando e documentando varie specie. La più significativa contribuzione di Grebennikov
alla ricerca sulla propulsione antigravitazionale è venuta sotto forma di effetto strutturale della cavità, CSE. Ha scoperto questo fenomeno mentre studiava le intricate strutture dei gusci degli insetti, in particolare quelli dei coleotteri. Grebennikov ha osservato che certe microstrutture naturali mostravano proprietà insolite, in grado di influenzare gli oggetti fisici nelle loro vicinanze. Queste strutture sembravano generare una forza capace di manipolare la gravità e altre forze fisiche. Attraverso una serie di esperimenti, Grebennikov ha scoperto che queste microstrutture potrebbero creare zone di forza gravitazionale alterata, che ha definito effetto strutturale della cavità, CSE. La sua scoperta ha suggerito che potrebbe essere possibile manipolare i campi gravitazionali utilizzando materiali appositamente progettati. Le scoperte di Grebennikov hanno indicato che il CSE potrebbe essere sfruttato per applicazioni pratiche, inclusa la propulsione antigravitazionale. Basandosi sulla sua scoperta del CSE, Grebennikov ha sviluppato una piattaforma antigravitazionale utilizzando gusci di chitina di insetti. Ha affermato che disponendo questi gusci in una configurazione specifica, avrebbe potuto creare un dispositivo in grado di levitare e muoversi nell'aria senza alcun mezzo visibile di propulsione. Si dice che la piattaforma mostrasse capacità notevoli, tra cui volo silenzioso, alte velocità e capacità di cambiare direzione istantaneamente. La piattaforma antigravitazionale di Grebennikov è stata descritta come una semplice piattaforma di legno con maniglie per consentire all'operatore di tenerla. Il lato inferiore della piattaforma era coperto da uno strato di gusci di chitina di insetti, disposti per massimizzare il CSE. Secondo Grebennikov, la piattaforma poteva raggiungere velocità fino a 1500 km all'ora e altitudini di diverse centinaia di metri. Tuttavia, le sue affermazioni sono state accolte con scetticismo, poiché ha fornito poche prove scientifiche o fotografiche per supportare le sue affermazioni. Sebbene le scoperte di Viktor Grebennikov offrano uno sguardo affascinante sul potenziale degli effetti naturali antigravitazionali, la ricerca moderna ha adottato un approccio più tecnologico. Una figura contemporanea che sta compiendo progressi significativi in questo campo è Charles Buer. Charles Buer è un ingegnere di successo con esperienza in elettrostatica e fisica delle superfici. La sua carriera include una significativa esperienza di lavoro con la NASA, dove ha sviluppato una comprensione immensa dei sistemi di propulsione avanzati. L'esperienza e il pensiero innovativo di Buer lo hanno portato a fondare Exodus Propulsion Technologies, un'azienda dedicata allo sviluppo di tecnologie di propulsione all'avanguardia che sfidano i paradigmi convenzionali. Al centro del lavoro di Buer c'è il concetto di propulsione senza propellente, un approccio rivoluzionario al movimento che non dipende dai propellenti tradizionali. Invece, utilizza forze elettrostatiche per generare spinta. Il team di Buer ha scoperto che manipolando campi elettrostatici era possibile creare una forza sufficiente per sollevare e propulsare oggetti. Questa scoperta, ottenuta nel 2018, ha segnato una pietra miliare significativa nello sviluppo di tecnologie di propulsione avanzate. Buer e il suo team presso Exodus Propulsion Technologies hanno condotto ampie prove per validare la loro tecnologia di propulsione senza propellente. Questi test hanno incluso esperimenti in laboratorio e prove sul campo, dimostrando la fattibilità e il potenziale delle loro innovazioni. I risultati sono stati promettenti, mostrando che la propulsione senza propellente può raggiungere una spinta e un'efficienza significative, rendendola un'alternativa valida ai sistemi di propulsione tradizionali. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare il modo in cui sono lanciate e manovrate le navicelle spaziali, riducendo il bisogno di grandi quantità di carburante e consentendo missioni spaziali più sostenibili. Inoltre, la propulsione senza propellente
potrebbe trasformare il trasporto terrestre, offrendo un mezzo di viaggio più pulito ed efficiente.